che roccia! In questo esperimento verificherai un meccanismo simile a quello che avviene nella formazione delle rocce sedimentarie. Per svolgere l'esperimento, devi procurarti i seguenti oggetti: una siringa di grandi dimensioni senza ago, un cucchiaio, un taglierino, della sabbia, del sale fino, della carta assorbente, una ciotola e dell'acqua. Procedimento. Come prima cosa, bisogna preparare la siringa utilizzando il taglierino. Ti raccomandiamo di svolgere questa operazione con l'aiuto di un adulto. Estrai lo stantuffo dalla siringa e con il taglierino taglia il fondo della siringa dove si inserisce l'ago. Metti nella ciotola un cucchiaio di sabbia e 3 cucchiai di sale fino e mescola bene. Bagna la miscela continuando a mescolare fino ad ottenere una specie di pasta. Inserisci la miscela ottenuta nella siringa e reinserisci lo stantuffo. Appoggia la parte aperta della siringa sul piano di un tavolo, su cui hai disposto un paio di fogli di carta assorbente, e comprimi il contenuto premendo forte lo stantuffo. Infine, solleva la siringa e premi delicatamente lo stantuffo, in modo da espellere il cilindro ottenuto sul foglio di carta assorbente. Fai asciugare per un giorno. Che cosa osservare? Il cilindro della pasta che hai realizzato dovrebbe avere la consistenza e l'aspetto di una roccia. Prime interpretazioni. Le rocce sedimentarie si sono formate a causa di processi simili a quelli utilizzati qui. Alcuni degli elementi chiave per la formazione di queste rocce sono la pressione e un cemento che tiene insieme i granelli. Qual è il cemento in questo caso? Non finisce qui. Puoi provare a modificare la procedura in diversi modi e poi osservare che cosa succede. Ecco alcune proposte. Prova diverse quantità di sabbia umida e sale. Al posto del sale puoi usare zucchero, gesso o altre sostanze. Prova a lasciare asciugare il cilindro per un tempo diverso. In quale caso ottieni la roccia più compatta?